E arrivano le ambulanze o i pazienti che si autopresentano, quelli autonomi o mandati dalle famiglie, e qui si prova la saturazione, l'ossigeno e la temperatura corporea per fare un INSI con i parametri per fare un iniziale svistamento. Una volta arrivata l'ambulanza, se il paziente viene considerato positivo, gli viene fatto fare questo percorso, arriva fino a qui e poi entra in questa struttura, un pronto soccorso isolamento, gli viene fatto fare uno screening, un tampone e poi, in base al risultato, viene portato all'interno della struttura. Entriamo subito dentro l'emergenza, in quella che è un'altra frontiera di contagi da Covid-19, Brescia, nella poliambulanza, ospedale privato, no profit, il secondo della città dopo gli ospedali civili, dopo le 6 del pomeriggio è l'ora più difficile, quella degli arrivi. Giuseppe Natalini esce dalla terapia intensiva di cui è il primario, dopo l'ennesima giornata al fronte. Non c'è una fine, appena liberiamo un letto, o perché per fortuna qualcuno è andato bene, o perché magari invece no, c'è subito la richiesta del posto che resta libero. Anche giovani. Anche giovani, sì. Quello che la storia che colpisce solo gli anziani è clamorosamente falsa. Noi qui abbiamo ricoverato persone di 28 anni, 38 anni, 41 anni. Ovviamente i giovani hanno più possibilità di superare anche una malattia così grave. La provincia di Brescia è passata da 155 casi a 1784, il numero di oggi, in 9 giorni, più 184 rispetto a ieri. È il nostro 11 settembre, ha detto Emilio Del Bono, il sindaco della città, che si trova a fronteggiare, come e più di altre, l'emergenza sanitaria. Con gli ospedali quasi in tilt, ce ne sono 3 in quest'area. Nella poliambulanza, 200 al momento sono ricoverati per Covid-19, hanno rivoluzionato la struttura, ne stanno allestendo altri 100, ma quanto può durare? Il focolaio della Bassa Bresciana è a 30 km da qui, Orzinuovi, 12.000 abitanti affacciati sul fiume Oglio, al confine con la provincia di Cremona. Il venerdì era il giorno della fiera frequentata da allevatori dell'Odigiano e della vicina Crema. In questo bar, Milano 2, ora chiuso, venivano gli anziani a giocare a carte tutti i pomeriggi. Il contagio potrebbe essere avvenuto proprio qui e in un altro bar poco distante. Prima 11 positivi, ma il numero è cresciuto in maniera esponenziale da subito, come ci racconta il sindaco. Anche lui in quarantena perché un assessore della sua giunta è risultato positivo. Io sono in quarantena e lo termino oggi. È l'ultimo giorno oggi. La vita è cambiata qui come dovunque, anche il rito della morte, non si sa dove sistemare le bare, gli obitori sono pieni, i funerali non ci sono, solo una velocissima celebrazione senza nessuno.